Sono 60 le domande per il contributo di autonoma sistemazione pervenute al Comune di Chieti dalle famiglie sgomberate dalle palazzine a rischio crollo del quartiere Santa Maria, a fronte delle 120 unità immobiliari afferenti agli 11 edifici evacuati. Tuttavia, i dati sono in continuo aggiornamento e la situazione in divenire, come dichiarato dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara, che ha indetto un bando per cercare alloggi nel territorio comunale da destinare agli aventi diritto. Sono persone e famiglie che stanno realmente soffrendo, moltissimi di loro sono persone anziane che abitavano nelle loro case da decenni e quindi posso immaginare il loro stato d'animo, altre sono coppie che tra l'altro avevano investito i loro risparmi su questi appartamenti. Certamente la situazione, anche se viene da lontano, negli ultimi anni si è molto aggravata e quindi le mie ordinanze sono stati degli atti dovuti aventi come primo obiettivo la incolumità delle persone. Per queste persone che devono lasciare le proprie case, il Comune ha emanato un avviso rivolto ai proprietari di case, proprietari privati, ad agenzie di alloggi e a amministratori di condominio affinché con un atto di solidarietà vengano incontro alle esigenze di queste persone, tenendo conto che il Comune può assicurare attraverso i fondi regionali almeno due anni di sollievo e di ristoro per quanto riguarda i canoni di affitto. Burocraticamente parlando, è la Regione a erogare i fondi del CAS agli inquilini, che a loro volta pagheranno l'affitto ai proprietari degli immobili messi a disposizione. Il Comune per sé può dare la possibilità di solo tre abitazioni che avevamo mantenuto da parte per le emergenze abitative, sono piccoli appartamenti di pochi metri cubi, 60-50 metri cubi di calpestabili, e altri appartamenti li stiamo chiedendo all'ATER. Però la cosa principale è che i proprietari di appartamenti sfitti a Chieti, Chieti Scalo e nelle immediate vicinanze ci possano dare una mano per dare un sollievo alle persone che stanno soffrendo.